Ma c'è ancora quella mareggiata nell'autunno e poi il Covid, qui c'è il professor Bassetti, insomma, e da qui c'era una regia importante anche da questa terrazza. Ma vado subito al direttore Sallusti, perché voglio capire come mai ha accettato di scrivere una prefazione anche sentita. Le prefazioni certificano sempre anche la veridicità di quello che viene scritto in un libro ed è su due pagine importanti. Ma andiamo dietro sia quando andavamo d'accordo con lui, sia quando non andavamo, perché in quegli anni nascono quelle liste arancioni che furono di Sandro Biasotti e che oggi sono le liste di tanta classe dirigente che è seduta qua nelle prime file, in qualche modo col movimento civico, la Liguria in questo ha una sua peculiarità, c'è cioè un movimento da sempre culturalmente più incline alla sinistra. Quindi racconto anche quel pezzo di storia perché per raccontare una rivoluzione liberale che questo paese non ha vissuto, chi di noi si appassiona in politica di storia si legge Friedman, si legge la scuola di Chicago, si legge Reagan, si legge Margaret Thatcher, si legge... Uno si sente che se non farà fino in fondo il suo dovere, non ci mette del suo, non rischia, non fatica, sta facendo qualcosa di imperdonabile per se stesso. Poi appena ci si rilassa di nuovo e tutto questo si perde, si torna tranquillamente. Se noi non avessimo fatto per il Ponte Morandi una serie di cose totalmente legali, ma che ovviamente c'è sempre due strade da fare quando fai le cose, ce n'è di più, almeno due. Una è quella più rischiosa per ciascuno di noi. E oggi che sono assunte anche le responsabilità più gravose spesso del governo di questa regione, io credo che il centrodestra, di fronte ad un accordo che certifica la legittimità degli atti usciti dall'autorità portuale, delle strutture commissariali di questa città e di questa regione, non essendoci stata corruzione propria, certifica il fatto che i denari presi non sono andati ad arricchire una classe dirigente in modo predatorio, ma sono stati legittimamente usati per l'attività politica, e che se qualche cosa è stato sbagliato, perché come lei sa bene, essendo acuto giornalista, il patteggiamento non è una missione di colpa e non vale neanche come titolo per...